I servizi di informazione elenco abbonati, di informazioni e prenotazioni turistiche, di aggiornamento delle ruote estratte e di news sportive sono offerti da Emifree. In base al DMC numero 145 del 203-2006 e alle delibere AGCOM 26.08 CIR e 15.04 CIR articolo 38. Tutti i servizi sono riservati esclusivamente ai maggiorenni titolari dell'utenza telefonica. Si consiglia di ascoltare sempre con la massima attenzione il messaggio gratuito. Si ricorda inoltre che per accedere ai servizi è necessario esprimere sempre il proprio consenso rimanendo in linea dopo il messaggio gratuito per i numeri 892 o premendo un tasto qualsiasi del proprio telefono per i numeri 895. Tra il numero 1 e il numero 90 la distanza è poca e la gioia è tanta. E poi quel che conta sopra ogni cosa è dipingere insieme una vita in rosa. È la casa dei numeri. Puoi venire anche tu dove il cielo è più blu. Eccoci, buonasera, siamo ritornati anche nell'appuntamento delle ore 20, sono due, come sapete, gli appuntamenti di Casalotto da lunedì al sabato, o alle 14.30 in diretta come lo è stato oggi, o alle ore 20, dove l'appuntamento dura un po' di meno, 40 minuti, ma è sempre comunque ricco, non c'è mai un secondo vuoto, lo riempiamo con le notizie, ma soprattutto ovviamente l'esperto è in redazione per voi, come succederà anche tra poco. Non prima di salutarlo, e allora ben ritrovato, ciao Lio! Ciao Sheila, ben ritrovata, buona lunedì sera a te in studio, buona lunedì sera Marco, soprattutto buona lunedì sera a tutti voi che ancora una volta avete scelto di seguire Casalotto. Buona serata, buon lunedì sera, come Sheila ha ricordato, appuntamento veloce perché durerà 40 minuti, ci sarà anche il dopo Casalotto, perciò saranno 40 minuti compatti, concentrati con le migliori informazioni. Non solo per quanto riguarda il lotto, ma anche per quanto riguarda notizie di intrattenimento in questo lunedì sera. E allora andiamo subito a vedere quello che è accaduto sabato sera, ovvero 2 giorni fa eravamo in estrazione assieme. E beh, attenzione perché anche Giove, anche sabato sera è andata veramente molto, ma molto bene, con degli ambi a tutte le ruote, degli ambi a ruota. Il protagonista principale assolutamente è stato il 5.50, ruota del Lotto di Genova. Beh, questo 5.50 è arrivato al primo colpo di gioco per tutti coloro che avevano ascoltato il Terno Radicale proprio nella giornata di venerdì, nella giornata di sabato, e c'era appunto questo 5.50-55. Tantissime amiche hanno anche vinto l'ambosecco, sempre 5.50, proprio perché è facile, se si ha la possibilità di valutare un solo terno secco, di far girare su se stessi i 3 numeri che formano il terno, e così si arriva anche all'ambosecco. Bene, bravi, avete fatto sicuramente bene. Questo è un altro risultato fantastico che si va aggiungere agli altri risultati al primo colpo di gioco. Ricordiamo giovedì sera 58.90 ruota nazionale, primo colpo di gioco. Tra le altre cose, si è pure ripetuto il 58.90 sabato sera, la ruota nazionale, e anche il 52.90 si è ripetuto, ma attenzione perché abbiamo anche alla ruota nazionale 73.90, altro risultato dal Napoli nazionale dall'8.73.90, e questo è arrivato nei 3 numeri, e dal Venezia nazionale dal 21.73.90, e poi ruota nazionale, sempre ruota nazionale 52.90, altro ambo, altro risultato. Beh, sia sabato che venerdì l'ho detto più volte, attenzione alla ripetizione numerica, e questa volta avete visto la ripetizione del 90, ma non è finita con il 90, attesissimo ad altre ruote. Attenzione ancora alla ripetizione numerica, non solo del 90. Ora ho la possibilità con Marco di presentarvi un fantastico portale con un ottimo contenuto. Già ne abbiamo parlato un po' questo pomeriggio,
pomeriggio, ma è chiaro che alla sera ci sono anche persone che non seguono il pomeriggio. E allora attenzione, perché voglio partire alla grande in questo lunedì sera con chiamata unica, unica chiamata per avere l'ambo secco con il numeretto 9, quindi sarà un solo, un unico ambo secco, terno con il 90. Un fantastico terno secco, tre numeri secchi. Solo quando avrete in mano questo terno capirete il perché è così importante. E attenzione, perché l'informazione principale di questo portale sarà l'ambo vertibile per il 990. Ritorna il 990 con questo ambo secco. E allora, signori, attenzione, perché è importantissimo, sarà importantissimo l'ambo secco da valutare proprio e anche come ambo secco, e solo successivamente lo potrete accostare al 9,90. E allora io sono pronto, mi reco in redazione per la prima volta in questo lunedì sera per darvi questa dritta fantastica per domani sera. Redazione. Molto bene, e allora partiamo alla grande con 895095, ripeto 895095. Dopo il tasto 3 da rete fissa e dai cellulari voi avrete la possibilità di avere il 990 con l'ambo vertibile. Attenzione signori, perché questa sarà l'informazione principale per domani sera tramite l'895095. E allora c'è questo ambo vertibile che è fantastico proprio in ambo secco. Il 990 sarà da accostare successivamente per la sorte di terno o quaterna, oppure potrete valutare come vi piace anche la quartina per ambo terno o quaterna. Se scegliete la quartina, mi raccomando di valutare il terno e qualche centesimo sulla quaterna, perché non si sa mai, al gioco del lotto non c'è nulla di sicuro, ma tutto è possibile. E allora fate vostro in chiamata unica questo 990 in informazione principale. Attenzione, ambo con il numeretto 9 e terno con il 90, quindi in questa chiamata unica avrete modo di conoscere le nuove mosse sia del 990 separati, ma attenzione, perché come prima vi ho ricordato l'informazione principale è proprio questo ambo vertibile per il 990. Fatelo vostro adesso, 895095, ripeto 895095, tasto 3 da rete fissa dai cellulari, è un attimo per avere l'informazione giusta per domani sera. Numero che se lo ami a te.
partiti veramente alla grande con l'informazione che tutti vogliono, ovvero l'informazione legata al 9 in ambo secco, al 90 in terno secco, ma in questa chiamata chiamata unica avrete anche il vertibile del 9,90, quindi tutti, veramente tutti voi avete la possibilità di avere questa informazione all'895-095. Scela. Allora, prima notizia di questa sera, parliamo della bella Anna Falchi, che è stata intervistata in collegamento dalla trasmissione radiofonica Un giorno da pecora e ha dichiarato di essere, a differenza di tante altre colleghe o donne, comunque una fan del catcalling, che è questo apprezzamento più o meno, diciamo, volgare di natura sessuale rivolto a una donna per strada, sai, o i fischi o qualche battutina. Per lei, se un uomo ci prova in questo modo, le piace. Viva il catcalling dopo 50 anni, ma magari ce ne fossero, io non mi offendo per niente, magari sono pure carucci. Mi piace, mi fa sorridere, noi donne ci lamentiamo sempre che non ci sono più gli uomini virili, che non ci corteggiano più, certo, se li mettiamo tutta questa pressione sono terrorizzati, spiega. Lasciamoli essere anche un po' maschi, anche un po' rozzi, l'uomo da puzzare, insomma, vi racconta. Ha poi confessato che non gli piace solo ricevere il catcalling, ma anche farlo. Mi è capitato di abbassare il finestrino, avvicinare un bell'uomo e dirgli: ehi, ciao bel ragazzo, dove vai senza di me? Poi dopo sono andata via vergognando, mi racconta. Vabbè, catcalling a parte, insomma, lei è insieme a un compagno da tanti anni, Andrea Ruggeri, da lontano, wow, 2011, lui dal 2018 è un debuttato di Forza Italia. Hai capito? Ah, a tanti invece magari, insomma, restano abbastanza infastidite da questo catcalling, che è detto così, sai, il fischio. Lei invece no. Lei invece, ma ti dirò, no, sai, quindi... che anche a me non ha mai dato fastidio. Sì, beh, ma neanche a me, assolutamente. Anche perché nel passato mi hanno gridato di ben peggio, quindi proprio non mi può interessare. Beh, sicuramente ha detto delle cose che comunque a lei gli fanno piacere. Io non so se poi anche alle altre donne o agli altri uomini gli può far piacere questo. L'ammiro molto perché ha avuto il coraggio appunto di dire questo e sicuramente chissà quante critiche ha ricevuto proprio per quanto riguarda questa affermazione. E beh, si sa bene che comunque al giorno d'oggi veramente bisogna misurare le parole, perché appena dici una parola fuori luogo puoi essere in un certo qual modo anche querelato. Invece lei assolutamente va un po' contro a questa cosa. Beh, mi è sempre piaciuta, e visto che ha fatto queste affermazioni mi piace ancora di più. Vero, vero, mi piace poi a me come donna Anna Falchi. E andiamo avanti, poi parleremo di J-Ax, parleremo di una bambina che non voleva staccarsi dal suo cucciolo, se lo voleva portare nascosto nello zaino a scuola. Queste sono un po' le notizie che andremo ad affrontare tra poco, ma prima di seguire te invece in redazione. Certo che sì, allora attenzione, perché abbiamo molte richieste per la nuova informazione legata ai radicali. Allora attenzione, perché oltre ad aver vinto il 5,50 a Genova, proprio il 5,50 determina la nuova condizione per il nuovo terno radicale. Sì signori, allora attenzione, perché saremo alla ruota del lotto di Genova con un terno secco, magari Lollo, vediamo da qua la condizione, così le amiche capiscono da casa perché devono chiamare per avere questa informazione. Allora 5,50 l'abbiamo beccato al primo colpo di gioco come ambo nei tre numeri o ambo secco. Bene, guardatelo, perché questo 5,50 non è un radicale comune, è un radicale di distanza 45. Quindi attenzione, perché vale molto questa condizione e conferma nuovo terno radicale alla ruota del lotto di Genova. 11-19, attenzione, perché l'11-19 è l'8, conferma l'8, 19-11 fa proprio 8. E allora attenzione, perché alla ruota del lotto di Napoli avremo il terno secco ed è da valutare molto bene il numeretto 8, perché sappiamo che è il centenario più alto e il più atteso, perciò a questo
questo terno secco e con questo 11-19 diventa veramente imperdibile. Per concludere, nella continuità dell'88 e 89 avremo Ambo con l'88 e Ambo con l'89. Io vado un momento in redazione per passarvi questa informazione. Già questo pomeriggio è andata a ruba, perciò valutate attentamente questa possibilità di avere in questa chiamata i due terni a ruota unica e i due ambi, uno con l'88 e uno con l'89. Redazione. Bene, e allora continuiamo con le nostre informazioni ristrette, ristrettissime e semplicemente a ruota unica per quanto riguarda i due terni secchi. Allora attenzione, perché ruota unica, quindi abbiamo il primo terno che sarà la ruota dell'8 di Genova, tre numeri secchi veramente determinanti domani sera per quanto riguarda il terno radicale che si deve giocare dopo il 5.50. E allora fate vostra questa informazione, perché la condizione, anche se è semplice, è veramente molto forte. Ruota dell'8 di Napoli, terno con l'8, quindi un terno secco. Sappiamo bene che l'8 è il centenario, quindi Napoli ha questo terno secco di tre numeri. E poi per concludere la continuità dell'88 e dell'89, attenzione, perché vi conferma semplicemente due ambi, due piccoli ambi che possono valere tanto, ambo con l'88 e ambo con l'89. 89 22 77, fantastico portale. Proprio in questo portale c'era per sabato il 5.50 e questo 5.50 l'abbiamo stracentrato al primo colpo di gioco. Per quello che io vi chiedo l'aggiornamento sul terno radicale, perché sarà importante valutare anche il dopo 5.50. Via con le vostre chiamate, 89 22 77 tasto 3. Fantastici, terno a Genova, un terno secco, una sola ruota, terno a Napoli, un terno, una ruota e due ambi secchi, uno con l'88 e uno con l'89, e anche questo portale vi ha dato veramente il meglio in questi pochi passaggi. 89 22 77, fate vostra questa piccola ma grande informazione, Sheila. Allora, parliamo del rapper di J-Ax, che si è raccontato in una bella intervista, lunga intervista, nel podcast di Luca Casadei, One More Time.
dove insomma si è veramente raccontato di sé, tornato indietro negli anni, proprio ai suoi esordi. Il primo disco racconta andò male e iniziò a drogarsi, poi ci svela anche come mai finì insomma l'amicizia con Fedez, di cui adesso vediamo le foto, qua però andavano d'amore e d'accordo. Ma andiamo un po' in ordine, perché la sua carriera da solista intanto iniziò nel lontano 2006, ha collezionato molti successi, ma proprio con il suo disco d'esordio, Di sana pianta era il titolo, fu il titolo, non fu proprio così, e a raccontarlo insomma ci spiega bene come andò, perché le previsioni di vendita erano di 300.000 copie, togliamo uno zero perché ne vendette soltanto 30.000 di copie. La discografia gli disse: guarda, noi non vogliamo più sentire parlare di te. Mi mandarono quindi a fare i concerti nelle sagre di paese, e racconta come ha vissuto, visse quel momento, dice: guarda, da lì io iniziai a drogarmi come un pazzo e stetti malissimo. Parlando poi della sua carriera, il cantante insomma ha ripercorso anche gli anni poi più avanti di maturazione trascorsi con Fedez, svelando uno, poi gli altri non li sapremo mai, saranno soltanto loro, ma uno dei motivi per il quale finì questa bella amicizia tra i due, racconta, è questo. Allora, loro avevano un'affinità artistica, mi sembrava, e lo è, uno che voleva spaccare insomma il sistema da dentro. Lui mi fece notare che dalla scrittura della canzone al video facevamo tutto noi. Quindi Fedez gli ha proposto di finanziarsi da soli, e ci pensavano un po' da tempo a questa cosa. Ho provato a fare l'imprenditore con lui. Ecco, è iniziato un po' così poi il loro rapporto di amicizia. Sono diventati imprenditori di loro stessi, però questo progetto non funzionò molto bene, pensavo di farcela, spiega, il pensiero però di dovermi alzare e andare, queste le parole di J-Ax, a fare la riunione per discutere un contratto che non è nemmeno mio, mi toglieva la serenità proprio. Anche avere poi dipendenti, a me questa idea non mi andava molto bene, invece a Fedez sì, ogni volta che assumevano qualcuno, spiega, mi dicevo: ma questo ha una famiglia che si basa sul fatto che io e Fedez andiamo bene, e questo è un limite mio, mi sono tolto anche per altre ragioni, ma era... Ma una di queste, quella che forse evidentemente poteva raccontare, l'ha fatto in questa intervista. Poi gli altri motivi non li sapremo mai, ma vabbè, hanno preso poi strade diverse, e va bene così. Ci hanno provato, insomma. Beh, ci hanno provato, e dobbiamo dire che comunque per un certo periodo sono anche piaciuti. Caspita, sì. Comunque due grandi della musica. È chiaro che quando poi arrivano anche le case discografiche nel costringerti, nel farti fare magari quello che non desideri, o se le case discografiche avevano delle aspettative diverse, è chiaro che poi si va a incrinare quel rapporto di professionalità, e di conseguenza possono accadere queste cose. Sicuramente due strade diverse per quanto riguarda questi due artisti. Chissà, magari un domani si potranno ancora riunire per preparare un qualcosa sicuramente di interessante. Staremo a vedere. Io penso che comunque c'è sempre per tutti una seconda possibilità, del resto come c'è stata anche per DJ Ax. Fedez è sempre andato alla grande, perciò penso che comunque la vita ora della fine riserva per tutti una seconda e una terza possibilità. È chiaro che poi sta a noi a non buttar via la possibilità che ci riserva la vita. Poi la vita ci riserva, guarda, sono infinite le strade del Signore anche. Bene, dai, 5 minuti, poi andremo un po' di pubblicità, ma torneremo per il dopo Casalotto. Vai, Lio. Certo che sì. Allora, grandissima richiesta, riparliamo del portale dove avrete la possibilità di avere l'ambo con il numeretto 9. La ripresa, il ritorno del numeretto 9 è importantissima in questo mese di maggio, e infatti in realtà stiamo vedendo l'arrivo del 9
qua dobbiamo valutare un ambo secco, e che ambo secco è un ambo strano ma molto molto interessante. 90 interno secco, un terno di tre numeri. Attenzione, solo quando avrete in mano questo terno secco capirete il perché di questo terno secco. E poi per concludere, sempre nella stessa chiamata, questa sarà un po' chiamata unica, avrete anche l'ambo vertibile per il 9,90. Quindi un solo ambo secco da accostare una volta al 9 e una volta al 90. È chiaro che questo ambo secco è un ambo principale, è l'ambo più importante di questo portale. Io vado in redazione per portarvi questa piccola ma grande informazione che sicuramente farà la differenza, perché questi numeri sono stati calibrati dal sottoscritto e da Marco su base statistica e su delle condizioni veramente interessanti. Redazione. Bene, allora 895095, ripeto 895095, ultima possibilità in questa diretta per avere questa dritta importante legata al 990 con un ambo vertibile. Questa è l'informazione principale. Se domani volete tentare solo questa informazione, potete entrare nel portale, ascoltare questa informazione e chiudere la chiamata. Così facendo avrete solo il 990 con il suo vertibile e non sarete distratti dall'ambo col numeretto 9 e dal terno con il 90. Ma visto che sabato si è ancora vinto al primo colpo il 5,50 e visto che i numeri sono veramente pochi, potete valutare completamente il contenuto dell'895095 e allora fatelo vostro da rete fissa dai cellulari, perché sarà super conveniente. Black Panthers, play for freedom. Black Panthers, use your wisdom. Black Panthers, keep the ball. Black Panthers, free it all. Up with concentration, heart is just our nation. Waiting for the land of hope and dream. Play for freedom. Dancing on the green grass, breaking every mask. Freedom is just nearer than it seems. Black Panther, yeah, play for freedom. Black Panther, yeah, and use your wisdom. Black Panther, oh, kick the ball. Black Panther. Because the world is full of oppression. Because we live our life in mission. Because we have a brighter vision. Because we got our freedom. Secondi per dirvi che non dovete cambiare canale, perché Casalotto si ferma, sì, ma per pochi minuti di pubblicità. Torniamo con voi tra pochissimo con un'altra bella notizia e poi ovviamente chiudiamo in bellezza con Lio in redazione. Certo che sì, allora mi raccomando, perché tra breve, dopo la pubblicità, ci sarà il dopo Casalotto del lunedì sera, perciò sempre con noi e sempre con Casalotto, la vostra trasmissione preferita. A tra poco. E
Ed eccoci, bene, questa è la seconda parte, quella breve di 10 minuti che veramente volerà. E volo subito nella notizia, yes, e vai. Poi dopo seguiamo te in redazione. Certo. Allora, intanto questa bella notizia dedicata ai nostri amici animali arriva dal Brasile. Questa bambina, sono sorprendenti i bambini di queste generazioni, hanno una lingua e un cervello incredibile. Beh, insomma, questa bambina ha 4 anni ed è andata a scuola, voleva andare a scuola portandosi il suo nuovo cagnolino dentro lo zaino. E come non darle torto, perché poi quando vedremo anche le immagini, era da poche settimane che avevano a casa questo cucciolo di Pinscher di appena 30 giorni, ecco lo zainetto, ecco dove si aveva infilato, perché lei ci è riuscita in casa a mettere il cagnolino nello zainetto per escogitare appunto questo piano e portarselo a casa. Cos'è successo? Che lei ha fatto un bel discorsino al cane, gli ha detto proprio che l'avrebbe messo nello zainetto, l'avrebbe portato a scuola, tutto questo a sua insaputa mentre la mamma era lì che ascoltava e ha detto, ah sì, facciamoglielo fare e vediamo come va. Quindi, allora, è uscita di casa, il papà la sta per accompagnare, insomma, alla macchina per poi portarla a scuola, ma poi il papà, giustamente, sapendo che c'era il cucciolo nello zainetto, gli inizia a fare una sorta di domande e tutto questo filmandola, con grande tenerezza, è stato anche messo sui social poi questo video. Lei, poverina, poi, vabbè, piccolina, inizia un po' a piangere, ma il papà gli spiega che, insomma, non era possibile portare il cane a scuola, che poi quando sarebbe tornata poteva poi giocare, insomma, col cane. E quindi poi, vabbè, insomma, si è convinta. La mamma spiega che appunto è solo da 2 settimane che hanno il cagnolino, lei comunque ha già altri cani, quindi è cresciuto evidentemente con i cani, è molto affezionata. E beh, quando poi fin da piccoli si cresce con i cani, tu lo puoi sapere, parlavamo anche prima della mia Luna poverina che i suoi 13 anni inizia a farseli, insomma si sentono tutti e figuriamoci poi una bambina di 4 anni, sei già sensibile così, chissà quando sarà grande, mamma mia. Assolutamente sì, è chiaro che comunque chi ama i cani e gli animali è portato a fare queste cose, è chiaro che comunque una bambina forse voleva fare questa cosa proprio per non separarsi dal suo pupillo. È bello comunque vedere questi bambini che già sono innamorati, che già amano gli animali e sicuramente crescendo amerà sempre di più cani, gatti e animali. E io penso che comunque ancora un po' più d'amore verso i nostri amici a quattro zampe ci vorrebbe da parte di tutti, quindi prendiamo esempio in primis dal sottoscritto e da Sheila nell'amare gli animali, ma anche prendiamo esempio da queste bambine, da questi bambini che proprio con la loro innocenza con la bravo. Loro ingenuità sì. Aveva pensato appunto di fare questa cosa proprio per dare una gioia in più, una felicità al proprio amico a quattro zampe, è chiaro, inconsapevole che comunque se lo portava a scuola avrebbe sofferto per quelle 4-5 ore di scuola. Di conseguenza anch'io quando ero piccolo mi ricordo che volevo portare i miei animaletti a scuola, ma è chiaro che comunque non si poteva e di conseguenza ci rimanevo sempre male. Sì, soprattutto quando avevo un animale nuovo, tipo un cane nuovo, un gatto nuovo, perché io poi avevo sempre la paura che quando tornavo da scuola non trovavo più l'animale nuovo e di conseguenza me lo volevo portare a scuola, però non è mai stato possibile e è stato giusto così, perché poi i miei genitori nel corso del tempo mi fecero capire appunto i pro e i contro. Certo, e certo. Sì, il mio terrore era quello che quando prendevo un gatto nuovo, un cane nuovo, un qualsiasi cosa nuova, poi arrivavo da scuola e non c'era più, era quello il mio terrore. Ma dai, allora, il tempo scorre, 5 minuti poi dobbiamo salutare, quindi vai, ti aspetto per la chiusura, Lio. E allora, 5 minuti sono sufficienti per portarvi il terno perfetto che arriva dal numeretto Bari Venezia, ruote gemelle, e allora attenzione perché partirà anche il portale al costo di un caffè, perciò io vado in redazione e voi preparate rete fissa ai cellulari, redazione.
allora è arrivato anche il momento del portale 892288, ripeto 892288. Dopo il tasto 3 avrete questa possibilità veramente imperdibile, un terno secco, il terno perfetto che arriva dal numeretti 5 e 8 Isotopi a Bari Venezia. Beh, questi sono due numeretti speciali perché è un triplone figurale, e allora valutiamo attentamente unicamente e semplicemente la possibilità innanzitutto di spendere poco più di un euro da rete fissa dai cellulari e di avere questo terno secco del Bari Venezia. E allora 89 22 88 tasto 3, entrate ed ascoltate questa informazione perché è veramente importante. Terno perfetto, unico terno Bari Venezia, ruote gemelle da 24 anni con le condizioni migliori di Lio e Marco. Perché vi dobbiamo salutare, quindi grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata, linea ai nostri colleghi dello sport, noi torniamo domani, io vi aspetto, 14.30 in diretta, poi domani c'è anche l'estrazione. Sì, e allora grazie Sheila, grazie a Marco, grazie a tutti voi per aver seguito la diretta serale, 14.30 di domani ripartirà la nuova diretta, noi ci saremo ed è chiaro che aspetteremo ancora una volta tutti voi, buona continuazione, a domani, ciao.